Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, intanto ci sarebbe da discutere ampiamente di quello che è stato deliberato ieri nel CDA della Juventus. Si è arrivati alla conclusione che ci sarà un aumento di capitale. Rispetto alla scorsa stagione c'è stato un dimezzamento di quello che era il negativo della Juventus da circa meno 246 a circa meno 120 di ieri, e quindi ci sarà un aumento di capitale che sarà discusso nella prossima assemblea degli azionisti il 23 di novembre. Ci sarà tempo di parlare di questa cosa, ci sarà tempo di parlare anche delle parole di Scanavino di ieri, dopo appunto il CDA della Juventus. Oggi non credo che sia necessario parlare di una cosa di questo tipo, oggi penso che sia più che altro necessario parlare della partita. Oggi è match day e poi ci si riposa per 2 settimane circa. Ho dato un'occhiata alla classifica, ho visto che il Toro è abbastanza distante dalla Juve, però facendo 3 punti oggi arriverebbe a meno 2. Non possiamo assolutamente permetterci un risultato negativo e una prestazione negativa, però poi bisogna fare i conti con quella che è la realtà, e cioè che oggi si rischia, secondo me, di fare una brutta figura. Perché? Lo sappiamo, manca in chiesa Vlahovic, ovviamente Pogba, ma Pogba ormai non è più da considerare nell'equazione, anzi, ieri c'è stata la conferma della positività, ne avevamo già discusso, ora Pogba presenterà una memoria difensiva, ma credo che il suo rapporto, la sua storia con la Juventus e col calcio ad alti livelli, col calcio europeo, sia completamente finita. È un gran peccato perché io penso a tanti derby del passato. Penso a tante giocate di Pogba, ma in generale io penso a tante giocate di Pogba e basta. È stato uno dei calciatori che mi ha fatto innamorare di più nel primo ciclo degli scudetti, nel mio primo ciclo da vincitore con la Juventus. E anzi, forse esagero, ma credo che sia stato il giocatore che mi ha dato più soddisfazione da quel punto di vista, perché è un po' il sogno, no? Dei tifosi, veder nascere un talento, una piccola star, un nome sconosciuto che diventa un grande, un grandissimo calciatore all'interno del club, pagato poco, un rendimento altissimo, poi venduto, un guadagno allucinante, la cessione più grande nella storia della Juventus. Agnelli l'aveva definita la più grande plusvalenza vera della Juventus. È come dargli torto. Veramente deprimente, secondo me, pensare oggi a Paul Pogba, a quello che è stato il Pogback, quelle che sono state le scelte di Pogba negli ultimi anni da calciatore professionista, perché qua bisogna parlare di scelte. Qua bisogna parlare di scelte. E Pogba, nella sua seconda avventura alla Juventus, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. E mi dispiace tantissimo ricordando quello che è stato Pogba personalmente per me, ma soprattutto per la Juve. Dispiace. Prima però parlavo di Chiesa e di Vlahovic. Oggi non ci sono. Sapete bene che io il giorno della partita arrivo qua, vado a leggere un po' tutti i dati e cerco di portarvi le statistiche più curiose per dirvi: attenzione, c'è un determinato giocatore nella squadra avversaria da monitorare. Beh, certo, da monitorare c'è Duvan Zapata, che è un giocatore che è sempre pericoloso. C'è Radonic, che è un giocatore che ha segnato già 3 gol con il Torino. Io starei sempre attento a Sanabria nei derby, che è un giocatore che ci ha fatto vedere di poter segnare spesso e volentieri nella stracittadina. Ci sono 3-4 giocatori nel Torino da monitorare e tenere d'occhio, però oggi sono andato a vedermi le statistiche e tutti i dati e il Torino non ha impressionato. Poi io sono dell'idea che la partita sia un conto, i dati siano un altro, però cosa avevano detto? Il Sassuolo e l'Atalanta dribblano tanto, stiamo attenti a questa cosa. E infatti Sassuolo e Atalanta, per un motivo o per un altro, con i dribbling ci aveva messo in difficoltà. Il Lecce è una squadra che corre tanto, che non prende gol nel secondo tempo o che comunque non ha ancora perso. E infatti si è riusciti poi a fare gol nel secondo tempo al Lecce, ma è stata una partita dura, una partita difficile. Oggi sono andato a vedere i dati del Toro. Non c'è niente che emerge da questo punto di vista. Non c'è un particolare dato nel quale dico, però l'unico dato in generale nel quale il Torino era davanti alla Juventus era il dato dei recuperi palla. Non stiamo parlando di chissà che cosa, non è una squadra che dribbla, non è una squadra che tira, non è una squadra che segna, non è una squadra impeccabile difensivamente, non è una squadra che corre più delle altre, è una squadra normale, onesta, ma è un derby.
È una partita secca da 90 minuti, nella quale poi la logica viene anche meno in certi casi, in queste partite qua. Torino è una squadra che ha segnato 6 gol in 7 partite, ha subito 7 reti. Non è irresistibile, non prendiamoci in giro. Però la Juventus perde 4 gol con Chiesa e 4 gol con Vlahovic. Più diversi assist, perché tra di loro o comunque anche altri giocatori hanno servito degli ultimi passaggi vincenti. Ed è questo che mi preoccupa. Più che il Torino oggi mi preoccupa la Juventus. Più che il Torino oggi mi preoccupa quello che sarà il modo in cui approcceremo la gara dal punto di vista offensivo. Perché io sono sempre dell'idea che una squadra poi vada a organizzare una partita per cercare di sviluppare e di massimizzare le caratteristiche dei giocatori davanti. E Chiesa e Vlahovic sono due giocatori che adorano, no? Andare a pressare, andare a prendere in avanti gli avversari. Chiesa lo sta dicendo, ripetendo bene o male in tutte le interviste ogni volta che ha la possibilità di dirlo. E senza Vlahovic, tra Lecce e Atalanta, questa cosa l'avevamo un po' accantonata. Ieri Allegri diceva ci sono gli avversari, soprattutto ci sono le caratteristiche dei giocatori. Ha fatto un po' intendere che quel pressing alto l'avevamo messo da parte per questa roba qua, perché non c'era Vlahovic. E secondo me è un po' eccessivo ridurre il tutto a vabbè, non c'è Vlahovic, allora riorganizziamo la Juve. Perché comunque Ken è un giocatore che il pressing lo può fare, anzi secondo me Ken è uno che vive di quelle cose lì. Però la probabile formazione di oggi non sembra avere Ken e Milik, che sarebbe una coppia d'attacco secondo me ben assortita, perché comunque Milik è un buon raccordo e che è un giocatore che attacca bene la profondità, non dico inedita ma quasi, perché comunque anche l'anno scorso con un Chiesa che è stato a mezzo servizio, ma c'era anche un Di Maria, era difficile riuscire ad arrivare a giocare con Ken Milik. Qualche spezzone di partita insieme l'hanno fatto assolutamente, però una partita intera con loro due senza ricambi veri e propri se non Yıldız, io sono un po' preoccupato per questa cosa. Sono un po' preoccupato perché la Juventus ci aveva mostrato di essere brava, no? Ad andare a prendere in avanti gli avversari e meno brava nel gestire il pallone. E io oggi temo che sarà una partita ulteriormente conservativa, perché se tra Lecce e Atalanta non c'era stata quella volontà di aggredire gli avversari in avanti, ed è stata sono state due partite più caute perché mancava un determinato giocatore che aveva determinate caratteristiche, che aveva portato a fare determinati ragionamenti sul pressing, io oggi temo che saremo ancora più conservativi, che saremo ancora più concentrati sul non prendere gol, perché in qualche modo comunque al Toro lo puoi fare. Ma senza Chiesa e Vlahovic questo ragionamento secondo me è dannoso, perché se dovesse il Toro fare gol in qualsiasi modo, un calcio d'angolo in cui ti scappa Duvan Zapata o impatta Buongiorno, Schurz o chi per loro, un tiro da fuori, poi diventa tosta se non sei in grado di organizzare delle azioni pulite e manovrate. Maggior ragione se dalla probabile formazione, che dovrebbe essere questa, non sembra Allegri intenzionato a schierare dal primo minuto sia Ken che Milik, piuttosto uno tra Ken e Milik, probabilmente Ken, con Miretti in appoggio sulla tre quarti, per formare una sorta di 3-5-1-1. Io ho dei ricordi anche dei derby con Conte, in cui si giocava col 3-5-1-1 con Vucinic come unica punta e Claudio Marchisio come seconda punta o trequartista alle sue spalle. Credo che quelle siano state le partite peggiori dell'epoca Conte, in cui si segnava di meno in assoluto. Un derby mi sa che è finito addirittura 1-0, gol di Marchisio seconda punta, una roba del genere. Ma partite veramente toste, partite combattute, partite giocate alla metà del potenziale che aveva quella squadra. Ecco, a maggior ragione noi non abbiamo Pirlo, Vidal e Pogba a centrocampo, a proposito, quel Pogba, e non abbiamo nemmeno Marchisio seconda punta. È ovvio che quando mancano i giocatori chiave i gol poi devono venire fuori da altri, però i gol vengono fuori da altri secondo me se le squadre sono pronte. Quindi il derby di oggi mi sembra terribilmente una sorta di termometro per provare la febbre a questa Juve, perché mancano i due giocatori che fino adesso ti hanno trascinato e hanno portato anche a voler fare quel qualcosa in più di diverso. Però quel qualcosa in più di diverso devi fare a prescindere dai giocatori. Quindi oggi anche solo l'atteggiamento e l'approccio, che secondo me sarà ultra conservativo e difensivo, ci darà anche una risposta su che cosa vuol fare Allegri. Ha davvero paura
dei suoi giocatori? Ha davvero paura? Non si fida di determinate cose? Oppure ha grande fiducia anche in quelli che sono giocatori di contorno o di rotazione come possono essere Kane e Milik? Voglio sapere anche un po' la vostra qui sotto nei commenti, sempre sottolineando che oggi temo più la Juventus e più l'atteggiamento della Juventus che il Torino stesso. Poi è una partita di pallone, quindi anche il Toro sicuramente metterà il 100%, anzi il 101%, perché per loro il derby è una sorta di obiettivo stagionale, però quello che mi fa paura è davvero la Juventus.